Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Siamo tornati, ragazzi in casa Snow. E um, la nostra poveretta è l'unica sveglia. Perché sì, sono le 3 del mattino, ma lei proprio non riusciva ad andare a dormire, ragazzi. Con la casa um, che era praticamente un disastro quindi ha tolto tutte le decorazioni perché vi ricordo che sì lui è ancora a gironzola da steparti vabbè vi ricordo che nello scorso episodio avevamo fatto una piccola festezzola di halloween quindi ha tolto tutto vedete non c'è più niente uh, ora sta facendo <ride> uh, sta lavando il bucato praticamente no, non è vero non hai tolto tutto tesoro hai lasciato questi colpa mia è colpa mia hai ragione ma cosa cazzo fai? Punta Senza ah. motivo, così va bene, ok. Questa è una gioia, va bene, ok. Senti, fai quello che ti. Questo è Lucifero che ti manda le maledizioni. Ma caro? Perché sei qui sveglio? Cioè, questi due ragazzi, guardate, gli entrambi flirtanti ancora dopo. Lui addirittura ancora molto flirtante. Ma sono passate ore, oh! Fai fichi fichi fighi, contiana. Ammira le stelle con Tiana, ok, ma notare che anche lei ragazzi fa i fichi fichi con Nathaniel. Quindi, io credo che a questo punto perché non accontentarli? Lui, immagino proprio che lui magari l'abbia aspettata sveglia, eh, come per dire: Guarda, senti, insomma, eh, <ride> avete capito? E, e quindi sì, oh, eh, cioè nel senso, eh, bisogna anche divertirsi. E se guardate lei come lo sta guardando, guardate, cioè, dai, come non accontentare questa donna, ragazzi? Come, 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 sì, bisogna farlo, cioè, per forza, assolutamente sì, per forza, e quindi sì, direi che è anche giusto ora, ragazzi, no? Voglio dire, lei non è. Non ha fissazioni particolari per quanto riguarda il matrimonio, dover aspettare, insomma, su questo non, eh, non è ripreso da sua madre, però io immagino che lui, insomma, ragazzi, bisogna creare un attimino un po' l'atmosfera, perché così, è mangiata, insomma, è una cosa un po brutta, è ufficialmente no? con contiana. Eh già, eh già, ragazzi, ma non mi sorprende, eh, nel senso che secondo me... Lui ha veramente capito che Tiana era la donna della sua vita, è stata l'unica, perché vi ricordo che lui è stato un donnaiolo per molto, molto tempo, guardate lì, è solo una cosa, lui ci sa fare, quindi questi baci appassionati, ragazzi, io proprio ce lo vedo alla grande. Lui è stato un donnaiolo per moltissimo tempo, ragazzi, e quindi, ehm, diciamo che Tiana è stata l'unica... Che è riuscita in qualche modo a fargli provare qualcosa che non aveva mai provato prima. L'unica anche, ragazzi, secondo me, poi a. Scusate, termine, a cazziarlo. Cioè, nel senso che secondo me poi lui ha avuto anche tante donne. Perché è un principe e quindi. è facile la vita, no? E lei è l'unica che indipendentemente dal, dal suo titolo mettiamola in questo modo se ne è altamente fregata e le ha detto guarda a me non mi interessa puoi essere un principe puoi essere chi ti pare devi darti da fare fondamentalmente è questo il discorso e lui è rimasto ammaliato secondo me dalla forza di Tiana dal suo impegno da, da tutta una serie comunque di qualità quindi poi fa il bacio a mano e infine ragazzi sì, dai mi sembra anche giusto romantico Dov'è, dov'è, dov'è? No, cerca di avere un figlio fai fichi fichi assolutamente. Oh. Allora, mm, non è la morte di nessuno. Um, mi rendo conto che ho esagerato un pochino ieri. Un pochino, sta dicendo lei, ma eh, sei proprio andata fuori di testa ieri davanti a tutti fare quella discussione. Ma ti sembra il caso? Eh? Lo so, è vera ragione, però capisci che sono preoccupata per Tiana, sta dicendo, immagino. Come ho detto l'altra volta, ragazzi, tanto perfide, tanto perfide, però poi alla fine invece si preoccupano. Quindi evidentemente qualcosa di buono, pure queste poveracce, ce l'hanno, dai. Ma tu vuoi sempre fare romanzia, Patato? Ma perché ehm... poi bisogna però parlarne seriamente. Decidere cosa fare, sta dicendo Genoveffa, e quindi coinvolgerà sicuramente anche loro. Io immagino che dirà sì riconoscente. Cioè, nel senso che gli dirà: ehm, non pensare che io non abbia apprezzato fino a che fino adesso voi. Tu sei stato disposto comunque a rimanere, che non hai mai fatto pressioni su Anastasia per andare via, anche perché ragazzi poi parliamoci chiaro, cioè Anastasia fa un po' quello che, che le pare, ecco, mettiamola in questo modo. Eh sì ragazzi, lasciamoli stare. Ehm um, Io ti sono riconoscente di questo e lui le dirà, guarda, la famiglia è prima di tutto, io questo lo capisco, però... Um, credo sia anche giusto, no? Se Caliamo la maschera, voi volete andarvene sì o no? Perché noi sì, ne abbiamo parlato so e sì, yeah. beh, noi in realtà vorremmo, oh, okay. vorremmo adottare And un altro yeah. figlio, quindi, beh, è inutile oh. essere un disco rotto, sta dicendo. Non sarà facile per lei, come una partita di baseball, però deve farlo, capisci? Mi lascia come una statua. Ehm. Um... Questa storia, io vorrei, vorrei restare, vorrei aiutarla, no? Però nostra sorella ha uno spirito creativo, riuscirà in qualche modo a cavarsela? Giusto? E poi c'è Nathaniel, no? Diciamo che ora è più utile, butta anche l'immondizia, si è trasferito qui. La cosa capita a fagiolo, dai. Io non voglio perdere altro tempo a prendere mosche, questo è più un discorso, ragazzi. Che poi vedete, loro due in realtà, um, fra virgolette, secondo me, pensano pure cos'altro, ti devo dire. Cioè. Il mio pensiero lo sai e non. Io me ne. Cioè, che, che altro c'è? Che, che ti devo dire più di questo? Quindi loro verranno qui. Secondo me, guarda un canale, guarda i notiziari. Con la scusa di guardare i notiziari, si piazzano qua davanti. Dicono: Vabbè, senti, facciamo parlare loro perché tanto qua. Fa... Mai contraddirle. Insomma, ecco, anche perché hanno entrambe un caratterino. Ora, Genoveffa sembra molto più pacata, tranquilla e caruccia. Ma ragazzi, vi assicuro che ha. Un caratterino anche lei, um, parecchio problema. Vedi, la musica deve cambiare. Sì, non cantare, però, magari. Perché Maggio lei sta dicendo: Vedi, la musica deve cambiare, no? Dai, quest'altra pure. Eh, poi del resto oh, ora siamo I anche amici. in grado di cucinarci i oh pasti. My e inoltre, anche lei, dai, avrà più spazio uh, per i mobili. U, lo so, è un U, discorso U. da lama, forse non dovremmo be... abbandonarla, non lo so. Beating è solo che davvero, questa situazione You're mi lascia be... proprio come una statua. Sai <laughs> quando non sai cosa fare? Guarda, Genova, oh, fa so ti dico work. la verità: noi abbiamo proprio deciso. Io in realtà ho deciso. Guardate la faccia! Guardate l'espressione! Cioè, come per dire: sapete. La classica reginetta della scuola. con... Uh, Seppure piena di acne tesoro, quindi non farei tanto la figa. E, tipo, io ho deciso, in realtà. Guardate la faccia. Ma <ride> perché. Vi giuro, mi fa morire questa tizia. E, um, ho deciso uh, con uh, Sai che è il caso di andare. Quindi non sono l'unica. Cioè, l'ama qui, giusto? Non scoppierà una guerra se andremo via. Tiana è così buona, no? Non, non lo farebbe mai. Poi l'importante, insomma, è avere un tetto sopra la testa. Ma chi è? Ho iniziato, uh, vabbè, non so chi sei, signora. Ciao. Uh, l'importante è che abbia un tetto sopra la testa, no? Insomma, che possano dormire tranquilli. E poi diciamocelo. L'ho notato solo io che condivido il letto già da un po'. Lei mi viene voglia di cantare. Nostra sorella ha trovato finalmente l'amor. Perché loro, ragazzi, lo sapevano, poi, comunque. Diciamo che. Mm, ci hanno visto un po' a lungo, mettiamola in questo modo, no? Loro avevano capito che la nostra provava qualche... Cioè, qualcosa... No, qualche qualcosa proprio, anzi, tanto per Nathaniel. Solo che non voleva ammetterlo, perché è proprio rigida. Cioè, rispetto a loro, comunque... Sì, loro ci tengono alla carriera, tante belle cose, ma non sono... Non hanno questa impostazione rigida come Tiana, ragazzi, diciamocelo. E quindi, no? Caro, com'è andata? Tutto bene? Primo bacio. Prima volta, scambio di battute stuzzicante. Ba cioè, lui è molto flirtante, caro mio. Ora diamoci anche una calmata, e quindi, sì, vieni qui, caro e mangia qualcosa perché direi che è il caso. Io mi sto perdendo, ok, e secondo me, a questo punto, vieni qui, dovremmo parlarne quindi, no. Ma ah, sì, dai, tanto mica prendiamo la macchina oggi ce ne andiamo <ride> Con un marito pittore dove vuoi che vada Va bene, no, non cominciamo adesso, eh Beh, guarda, lo dice a me ehm, La mia gioca con i computer Non è che stiamo messe meglio Però vabbè, dai Sì, mazza, siete proprio due carogne, ve lo dico proprio, sinceramente Ed è a questo punto che la nostra Vedendo lui così pure, no? Ma che flerta, ma non ti assortare proprio, ma non ti assortare proprio. No, gli dirà... Um, gli chiederà della carriera, allora! Perché devono un attimo capire come sta andando, no? Comunque non ti preoccupare, ci penso io, lascia fare a me. Allora, um, Nathaniel, come va con il lavoro? Lui, beh, tutto bene. Ma sì, guarda, se la cava la grande. Ho sentito che nel settore... Ragazzi, exactly. sti nanetti, sti gnomi del cacchio mi fanno veramente prendere i colpi ogni volta eh, Chi è? Chi è? Ho saputo che tu tiana avete iniziato a frequentarvi, congratulazioni per la tua nuova fidanzata Grazie, non so chi sei, neanche ci interessa E, mm, e quindi sì, nel panorama musicale, guarda, brilla più il sole da quando nice. Natania ha iniziato a lavorare Insomma, per noi Perfetto E ti trovi bene qui, Nathaniel, a condividere anche il letto con nostra sorella, capisci? Insomma, sembra un po' una storia da libri, no? È una storia tipo quella dei pipistrelli, vampiri e cose del genere No, tesoro, non c'entra una mazza Veramente non c'entra Oppure un po' più tipo un thriller O un poliziesco No, tesoro, non stiamo parlando di un libro Guardate lui come se le guarda del Tipo, ma hanno bevuto? Sì Probabile, caro cioè, insomma, vedi, noi stavamo valutando mentre facevamo colazione. Non è certo una scelta. Poi ne, prenderemo, ne parleremo con Tiana perché non è certo facile come una partita di baseball. Guarda, ci penso io. Insomma, quello che volevamo dirti è che noi stiamo pensando di trasferirci. Ehm, vedi, di traslocare, ecco, sia io con Ilaria che. Guardate come la guarda. Che Anastasia con Sai. Quindi volevamo sapere se per voi potrebbe andare bene. Beh. Non sta a me dirlo, magari, sta dicendo lui, però diciamo che fra me e Tiana le cose sono un po' cambiate in questo momento, quindi credo ne dovreste parlare con lei. Non voglio intromettermi in una decisione familiare. Lo state insieme, vero? A me puoi dirlo? Lo sapevo da come vi guardavate con quegli occhi dolci. Non essere un discorotto e non intrometterti, ma davvero state insieme? Sì, vabbè, abbiamo capito. Insomma, e quindi lui ha detto: guarda, per me non ci sono problemi. Dovete parlarne ovviamente con, con Tiana, perché è una decisione che spetta di famiglia, più di famiglia che eh, io posso dire di sì, ma eh, poi spetta a lei anche. Eh, dire io A volte mi sento no, proprio no. di valere, sai come una scarpa vecchia e ah, puzzolente. Oddio, guarda, lascia stare, ti capisco. Prevedo molte giornate di pioggia Nella mia vita Ma che vuoi farci? I soldi non fanno la felicità Come per dire Queste sono piene di soldi Eppure ci fanno dannare La faccia La rassegnazione ragazzi Sui loro volti Chi la prende bene E chi la prende male eh, lo so Ve le siete scelte voi però Scusate eh, Potevate pensarci prima Se lei schiatta Io proprio me la Me la leggo al dito Sta cosa qua eh Glielo dico Perciò non mi schiatti Per cortesia come sta andando qui, caro? Vedete, lei, ragazzi, può notare che effettivamente il nostro si sta impegnando. Guarda, a questo punto, finisci. Finisci di chi è? No, no, non rispondo. No, 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 no. Ho paura, ragazzi, chi è? Stiamo per dirti che dia Gandhi è deceduta. No, ragazzi, ma ora chi è? Scusate. Tipo la nonna, cose del genere. Ma porca pera, ma dovevate proprio rovinarmi il compleanno ora con l'umore, con il lutto, ragazzi. Ma perché? Chi era? La madre, ragazzi. No, beh, era, era anziana. Eh, mi dispiace, mi dispiace, mannaggia, ragazzi, mi dispiace troppo. Eh, però purtroppo, che dobbiamo fare? Tu hai raggiunto il tuo punticino, quindi basta così. Uh -huh. Vogliamo formare i gruppi? L'hai fatta la torta? Tu ancora no. Tu? Sai, fai una cosa. Guarda. Consolati con il dipinto fiducioso. Ecco, ora c'è la tizia lì davanti. Mi sembra giusto. Uh. Mamma mia. Eola. Stiamo calme, eh? Vieni qui. E si riconoscente. Secondo me, ragazzi, lui le dirà. Guarda, prima le tue sorelle mi stavano facendo uno strano discorso a Quanto pare se ne vogliono andare Dimba. Dimba combo. Uh -huh. Fai una conversazione profonda I Ti sono riconoscente per avermi dato fiducia Non ti deluderò Guarda, a dire il vero, non lo so A volte mi sento un po' una lama Ma hai portato in realtà il sole nella mia vita Comunque, senti, so che non è la morte di nessuno E che loro vorranno parlartene Però ti preparo, loro vogliono andare via Beh, è anche giusto che vivano la loro vita, no? Ti ringrazio per avermelo accennato, così non arriverò impreparata quando parlerò con loro. Ok, va bene, tesoro. Se lo dici tu. Ok, allora, si festeggia! Allora, prima di tutto, ragazzi, guardate che occhioni! È troppo carina. Troppo, troppo carina. Dai! Tutti a festeggiare! Madonna, no, non così però. Perla è passata di età e lei era appiccicosa, ragazzi, motoria. Sì, a questo punto... Uh, motoria, perché no? Quindi sarà una birbante turbolenta e ce la vedo perché, ragazzi, in alcuni momenti mi ha fatto veramente... uscire pazza, ve lo dico proprio sinceramente. E... Um, vediamo un po'. Io la immagino. Mm, mm, vediamo un po'. Erano. Lei è alla perla, ragazzi. È il nome di una delle topoline di Cenerentola. Allegra, dai. Fatemela vedere. Tesoro. Devi andare in bagno proprio adesso. Ti prego. Dai. Sì, devi andare in bagno, devi andare in bagno. Non puoi perderti la, cioè il compleanno di tuo nipote. Quindi vai co di corsa in bagno e poi torna qui. Fatemela vedere. Ovviamente, poi, ragazzi, vi mostrerò un cambio il cambio look. Però guardate quanto è carina. Già così, ragazzi. Anche senza il cambio look, è veramente carina, ragazzi, guardatela. <ride> Questo pancino da birbantella. Proprio. Sì, non vedo l'ora di, di rifarle il look comunque. Anche per guardarla poi meglio, ragazzi. No, comunque nel cast è sempre un'altra cosa. Adesso mh, direi che mamma tocca a te aggiungere le candeline. Dai. Ah. Sai, caro, ma tu sei qui. Ah, patata, non stai bene, vai qui. Dai che tuo figlio sta per crescere. Tiana, ci sei tesoro? Su, vai qui. Chi è che ti chiama? Michele Farina, che è? Sta chiamando vuoi rispondere? Eh, ok, va bene, rispondi, dai. Eh sì, guarda, c'è la festa in questo momento, non ti sento neanche bene, ok, vabbè. Eh, esprimi un desiderio, Patato, dai. Tiana, sei tra noi, dai, muoviti. Il tuo nipote sta per crescere, ragazzi, è tristissimo, però purtroppo... Proprio poco prima del compleanno, ragazzi. Guardatelo Che scena meravigliosa Aspettate, voglio fare una foto, però No, in realtà Così Perché volevo un po' prendere, ecco Oddio, no, non mi piace più, ragazzi Vi dico la verità Era più carina così, ecco Ma, Dotto, scusami, sempre in mezzo alle pere In un modo o nell'altro, eh Allora, scusate, eh Ci sto mettendo gli anni, ma eh, Tra Dotto che sta in mezzo e mh, altre, altre cose fastidiose ragazzi, eccola facciamo così Due ore per una foto ma ce l'abbiamo fatta Allora dai patato su È il tuo momento, lo so che sei triste <ride> Ma soffia su le candeline perché stai per diventare un adolescente Ma ragazzi sembra ieri che Anastasia era rimasta incinta Che ce n'è ne... Che ella era rimasta sconvolta alla notizia E già invece Jacques sta diventando adolescente Non ci credo Vai Ok Jacques è passato d'età Allora Vediamo un po' anche Jacques. Comunque nella storia è uno dei topini ragazzi No? Ehm, ed è comunque un tipetto Molto sveglio Quindi io le avevo dato questo tratto ovvero sicuro Prima scelgo il tratto Va poi vediamo l'aspirazione Sicuramente anche lui era un tipo allegro. Però volevo trovare il difetto, ragazzi, in realtà, adesso da dargli. Mettiamola in questo modo. Perché io do sempre, fra virgolette, un tratto negativo. Mettiamola in questo modo. Mm. Di sicuro non era amante dei gatti. No, paranoico no. Solitario nemmeno. Egocentrico no. Uh. Veloso, ma non vedo una cosa però in particolare Forse era un po' testa calda Perché ehm, Se ricordo bene Voleva tipo andare a picchiare Lucifero O una cosa del genere Se non ricordo male eh, Non lo so Vabbè comunque c'è stata una scenetta del genere Poi ce lo vedo un po' Che è un po' ripreso il caratterino della mamma Quindi un po' testa calda e a questo punto, però mi sa che era più ragazzi gas gas che voleva picchiare Lucifero e, e lo ha fermato, però vabbè. E uh, magari potrebbe essere, potrebbe essere... Mh, è difficile su, su di lui, ragazzi. Vediamo la natura. Fanatico dell'aria aperta, no, mh, curatore. Oddio, volendo curatore Vuole raccogliere tutto quel che il mondo offre Sì, perché loro vanno a raccogliere, diciamo, no ehm, Tutti gli oggettini per fare il vestito di, di Cenerentola, dai, quindi così Oh, ragazzi Ma non mi dispiace proprio Guardate Jacques Che un gran bel pezzo di ragazzo Complimenti caro! È un bel mix della mamma e del papà, ragazzi, devo dire, eh. Secondo me ha molto di suo padre anche. Vedo anche Anastasia, ragazzi, eh. Tantissimo. Certo, crescere con le lacrime agli occhi, Patato, non era proprio quello che speravo per te. Mi dispiace tanto, Far, farò una foto un po' più così perché vorrei. Fargli una foto da solo, poi io ragazzi farò un cambio look ovviamente. Però devo dire, ragazzi, è veramente, veramente bello. Sei amichevole con Anastasia. Poi, ecco, lui cerca sempre, ragazzi, questo contatto così positivo, ecco, mettiamola con sua madre. Quindi. Questa cosa mi piace molto. Quindi, ragazzi, a questo punto Michele ha diffuso le pettegolezze piccanti su perla, ma è una bambina, ma. Ragazzi, non ho comment. Direi che a questo punto noi con i compagni eh, No, ti prego, non dirmi che stai aspettando, che è? No, 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 eh, signora, la prego, non mi faccia scherzi. Direi che noi possiamo fermarci qua. Per questo episodio, diamo anche la tristezza, magari per l'evento, ecco. Mh, schifoso. Pazienza, abbiamo assistito ragazzi al passaggio d'età del nostro Jacques che ora è molto fiducioso. Quindi dai, fatti vedere ora che non hai le lacrime agli occhi quanto sei figo, ragazzi. Guardate questi sguardi: del tipo sono figo e lo so, eh, sì. Caro, effettivamente hai ragione. E, fatemi sapere anche, secondo voi, a chi, da chi ha ripreso di più? Guardate pure che fisichetto, cioè, è veramente un bel ragazzo. Io vedo molto, guardate lei come lo guarda! Tutta fiera, fiera del suo pargoletto. Eh sì, beh, ci credo tesoro, ovviamente. E quindi, sì, anche Perla è cresciuta, è diventata questa bimba. Ora ve la mostro di nuovo. Secondo me è adorabile. Non vedo l'ora di farle il cambio look, guardate queste guanciottine, ragazze, è troppo carina, la adoro. È Veramente tanto tanto carina. Quindi abbiamo assistito al compleanno di questi due pargoli. Ehm, ovviamente, ragazzi, ora immaginiamo che off camera eh, Genoveffa con Anastasia parleranno con Tiana. Le diranno, appunto, guarda, noi effettivamente abbiamo deciso di andare via. Speriamo, un... cioè, non. Uh, se tu hai difficoltà, però, e come lei ha già detto, ovviamente, a al... Natalia, Ha detto, beh, è giusto che. che iniziate a farvi una vostra vita comunque, no? Bacia Nathaniel, ok tesoro, perfetto. Ovviamente dirà alle sue sorelle in modo ufficiale anche lei, che eh, sta insieme a Nathaniel. Che quindi anche lei, insomma, ci tiene a creare un. ad avere la sua indipendenza. Mettiamola in questo modo, ecco. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Andate, ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena e campanelle attive, mi raccomando. Quindi, dal prossimo episodio, ragazzi, eh, Tiana sarà in casa con Daniel, sola soletta. E qui dovremmo iniziare veramente a pensare a <coughs> allargare la famiglia. Chissà, chissà, un matrimonio? Hmm, chi lo sa? Io ho un po' di idee con loro, cioè un, più che altro un'idea abbastanza precisa, quindi seguirò i loro desideri. Ora, a parte le rede che per ovvi motivi, ragazzi, perché io con loro vorrei fare una famiglia molto numerosa, non avendo con Tiana ehm, limite per quanto concerne appunto i pargoli, ecco come ho avuto per esempio con ella. Quindi voglio sbizzarrirmi, ora non al pari di... Ehm, Biancaneve per ovvi motivi però eh, Sì voglio okay, il mio po' Io party. ragazzi vi abbraccio forte Vi auguro una buona giornata o una buona serata A seconda del momento che guarderete questo episodio Vi rimando come sempre al prossimo Ormai lo sapete più che bene Sul sul Simmers. E non